abbiamo lavorato mettendo insieme tutte le nostre conoscenze, fisica, informatica, elettrotecnica, per poter riuscire ad avere il progetto migliore. Arrivati alla finale non ci siamo preoccupati molto di modificare il nostro codice, anche perché avevamo già raggiunto il nostro premio, cioè andare a visitare l'ESA. Quindi abbiamo soltanto fatto due modifiche particolari all'interno del codice, giusto per cambiare strategia, e per poi arrivare lì davanti a un grande schermo e scoprire che anche quest'altro codice è riuscito a vincere. I primi nel mondo, quindi è stato anche un motivo di vanto per tutti noi, perché la scuola italiana ha preso prestigio da tutto questo. Una gara affascinante a cui hanno partecipato i nostri ragazzi, da non sottovalutare, perché questi robot che sono programmati e programmabili dai nostri ragazzi in questa interessante gara sono permanentemente ospitati all'interno della Stazione Spaziale Internazionale che orbita intorno alla Terra. Siamo qui nel laboratorio di macchine e automazione dell'Istituto Avogadro di Torino e abbiamo qui con noi il professor Nicola Covella e i suoi ragazzi. Professore, so che questa scuola ha vinto un premio lo scorso anno, ci può dire che tipo di premio e per che cosa? Sì, l'anno scorso abbiamo partecipato al concorso indetto dall'Unione Industriale alle scuole, per le scuole tecniche superiori di Torino e provincia, e il nostro progetto è consistito nel mettere insieme più elementi utilizzati nell'automazione industriale. Difficilmente si riesce a realizzare, non solo perché siamo stati bravi, ma anche grazie al fatto che abbiamo avuto a disposizione i mezzi, gli strumenti che ci hanno permesso di poter realizzare questa esperienza. E l'aspetto importante di questa esperienza è che hanno partecipato alla sua realizzazione non solo i miei studenti di meccanica, ma anche studenti di informatica, dimostrando che si ottengono dei risultati di livello valido quando si mettono insieme le competenze di studenti di differenti specializzazioni. Professore, ma da quanto tempo la vostra scuola, il vostro istituto ha questi finanziamenti per dotare questi laboratori di tutti questi mezzi tecnologici così avanzati? Devo dire che questa possibilità ci è stata offerta dal fatto che noi realizziamo anche dei corsi IFTS, vuol dire istruzione e formazione tecnica superiore. Sono dei corsi post diploma della durata di un anno e mezzo, due anni, e finanziati dalla Regione attraverso i fondi europei due anni fa, su iniziativa della Camera di Commercio e dell'Unione Industriale. Abbiamo potuto ricevere il robot che vedete alle mie spalle. Le analisi di settore automazione che i loro esperti hanno messo in campo hanno rilevato la possibilità in futuro di uno sviluppo della robotica. Robotica non solo industriale, ma anche robotica di servizio. E questo sviluppo avrà bisogno di tecnici, i ragazzi che hanno frequentato all'inizio dell'anno uno stage presso la Comau stanno ulteriormente sviluppando queste loro conoscenze facendo attività con il robot che ora vi faranno vedere. Io sono Nagy Octavian. Sei in quinta, giusto? Sì. Sei in quinta e adesso che cos'è che hai in mano? Questo è il controllore del robot, del braccio robotico, serve non solo per programmarlo ma anche per azionarlo, per muoverlo manualmente e anche in automatico. E l'applicazione principale di questi robot è, diciamo, nell'industria, fare quei lavori in cui bisogna spostare oppure anche saldare. Quindi praticamente il vostro lavoro consiste nel fare i programmi per far muovere questo apparecchio, questa macchina. Sì. Perché la macchina c'è già e quindi voi dovete programmare dei lavori. In base a ciò che viene montato può fare diverse cose. Vedo una ragazza, sono un po' sorpresa di trovarti qui in questa scuola con questo tipo di indirizzo. Come è nato questo interesse? Il mio interesse è nato appunto dal disegno.
mi piaceva tanto disegnare, allora ho detto mettiamoci sul disegno tecnico, infatti questo mi ha aiutata per diventare, diciamo, la professione che io vorrei svolgere, appunto progettista, che ha appunto a che fare con queste cose, progettare per esempio robot o macchine industriali o tutte queste cose qua. Quindi farai e poi andrai avanti e farai disegno industriale dopo? Sì, speriamo di sì. Dovrei fare ingegneria al Politecnico e vediamo come Ma va. Anche tu hai partecipato allo stage, com'è andata? Sì, anch'io, infatti ero l'unica femmina. No, è andata bene. È stata veramente una bella esperienza che ci ha aiutato un po' tutte a crescere sia professionalmente, a vedere un po' come ci dobbiamo muovere nel campo del lavoro. Ma in questa scuola voi vi sentite un po' privilegiati? Assolutamente sì, perché siamo, diciamo, molto fortunati ad aver avuto questa opportunità. Che tipo di attività pratica fate in questi 5 anni qui nell'Istituto Avogadro? Ma ci sono diversi laboratori a seconda delle materie. Qui per esempio facciamo automazione con vari sistemi, oltre al robot anche, come ha detto il professore prima, PLC. Poi ci sono anche laboratori tecnologici dove utilizziamo macchine utensili, come ad esempio i torni, controllo numerico. Parliamo alle ragazze di terza media che devono scegliere una scuola. Sì. Tu una scuola di questo tipo la consiglieresti e a chi? Quale tipo di ragazza? Ma certamente dal mio punto di vista sì, la consiglierei alle ragazze che comunque piace lavorare, vuole entrare nel mondo del lavoro, perché comunque rispetto agli altri istituti o licei non offre subito la possibilità lavorativa. Io la consiglio perché è assolutamente interessante e offre molte possibilità di lavoro. Chi ha frequentato l'indirizzo meccanico ha possibilità di lavoro come industria come la Comau, oppure ad esempio andare direttamente a lavorare nella Fiat come progettisti, come disegnatori. E a mio parere nel periodo in cui siamo è molto più importante magari avere un buon diploma che avere poi una laurea che non è molto considerata. Professore, quanti dei vostri studenti trovano lavoro subito dopo il diploma? Devo dire che fino a 4-5 anni fa in genere erano un 40% che andava all'università, al Politecnico principalmente, ma non solo, e gli altri 60% nel giro di 3-4 mesi trovavano occupazione. Oggi purtroppo con la crisi che conosciamo tutti questo non è più così, ma direi che entro un paio d'anni, 1-2 anni, attraverso un periodo di stage, di varie forme di lavoro, diciamo non a tempo indeterminato, quasi tutti, che io sappia, trovano qui in quest'area ancora occupazione. E una cosa molto interessante che devo aggiungere è che i ragazzi provenivano, i nuovi, dalle altre regioni italiane. Oggi provengono da altri paesi europei e dal mondo. Tu di dove sei? Romania. Io sono qua da 11 anni. Tu invece da dove provieni? Romania. Da quanto? Da 13 anni ho cominciato la scuola qui. Io invece sono italiano. Questo laboratorio dove è presente questo robot magnifico che ci hanno fatto vedere i ragazzi in funzione con il preside dell'istituto. Come hanno detto prima i ragazzi, l'importanza di questa macchina sta nel suo utilizzo transdisciplinare, cioè poter coniugare tutta una serie di contenuti e dare vita letteralmente all'antropomorfo che vedete qua. Avete visto, abbiamo anche delle studentesse, poche, ma non è da dimenticare che in fondo meccanica è un sostantivo femminile, quindi è un pregiudizio di genere che non possano esserci delle ragazze. Infatti quella che avete sentito è bravissima. Noi siamo già, direi, alla terza fase dell'utilizzo di questo robot. Abbiamo la dotazione, abbiamo fatto la formazione dei formatori, abbiamo formato i primi ragazzi, abbiamo già i ragazzi pronti a rientrare
per, in una sorta di peer education, per formare i loro compagni un po' più giovani. Il passo successivo sarà la messa in condivisione di una serie di abilità attraverso l'uso dei social network, nei quali i ragazzi sono più di noi senz'altro maestri.